Oggi abbiamo la possibilità di provare un gran prodotto. Qui dentro abbiamo la prima versione completa in Italia per quanto riguarda Project Zero. La soluzione di MSI per un PC senza cavi che semplifica di tantissimo l'assemblaggio e migliora nettamente l'estetica. Andiamo a dare un'occhiata. Con molta cura, perché è assemblato palesemente, questo, signori, MSI Project Zero. Dentro un case micro TX, che carino. Ok, me l'hanno spedito già assemblato, quindi dovremo fare una cosa un po' a ritroso. Anziché assemblarlo noi, andiamo a vedere un pochettino che cosa hanno fatto, che cosa offre questa soluzione, perché alla fine dovrebbe essere praticamente tutto MSI, quello che c'è a bordo, e un attimino come se la cava in prestazioni, soluzioni e quello che può offrire al mercato. Oh, molto bene, vetro senza viti. Molto molto bene. Ok, direi che il primo colpo d'occhio è notevole. Soprattutto ero molto interessato a questo case che è il Pano M100R, un micro ATX veramente molto carino e come potete vedere con supporti da 360 mm sia sul lato che sopra. Quindi veramente molto molto interessante. Visto che mi chiedete spesso del mercato dei micro ATX, mi sembra il caso di esplorarlo un pochino. Questa è la prima volta anche che ho la possibilità di vedere tutte le componenti bianche offerte da MSI, quindi è anche molto interessante vedere il connubio e devo dire che a livello estetico se la sono cavata proprio 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 bene. Non c'è niente di fuori posto, non c'è niente di brutto e devo dire che a livello estetico se la cava proprio bene. Vediamo un pochettino di analizzare questo case. Cosa veramente interessante, come vi dicevo prima, sono i supporti, perché qua abbiamo un radiatore da 360 mm nella parte superiore, ma c'è anche la possibilità di montare tre ventole da 120 mm lì sulla parte laterale, che è un supporto notevole veramente per un case micro ATX. Certo, non è piccolissimo, ma al contempo è nettamente più piccolo rispetto al classico ATX che potreste avere sui vostri tavoli. Questo sicuramente agevola il discorso dell'airflow e permette, come dicevo prima, dei supporti più ampi anche in termini di scheda video. Guardate quanto spazio ha ancora questa Gaming X Slim, che è la loro nuova linea con appunto una dimensione ridotta, ideale anche per il contesto per esempio degli ATX e soprattutto ovviamente colorazione bianca. Molto bene secondo me il passaggio del cavo per quanto riguarda la scheda video, non lo fa inclinare troppo, non lo tira niente e passa in maniera molto pulita dalla parte inferiore. Non mi fa troppo impazzire di per sé il cavo, però non è nemmeno brutto, nel senso sta bene nel contesto. Particolarità interessante, non si fermano qui i supporti per le ventole, ma anche in questa zona potremo inserirne un'altra da 120 mm in questi quattro buchi che prenderà aria attraverso il mesh dalla zona inferiore. Molto molto interessante, può essere un supporto di aerazione ulteriore di airflow verso una scheda video di dimensioni ingenti che arrivi magari in questa zona o comunque per immettere più aria nel case. Ma ovviamente il protagonista, ragazzi, qui è il concetto di Project Zero, questo ecosistema di componenti che mira a semplificare, come dicevo prima, l'assemblaggio e rendere molto più pulita tutta quanta la situazione di cable management. Questo lo realizza grazie allo spostamento nella parte posteriore, con quella che viene definita con tecnologia back connect, di tutte le parti di connettività e alimentazione della scheda madre. Come potete vedere, per esempio, qui manca effettivamente l'alimentazione della scheda madre, così come quella della CPU è trasferita nella parte posteriore. In questo caso non c'è il supporto per quanto riguarda la scheda video a questo tipo di tecnologia, però tutto il resto passa dietro, incluse le parti di connettività, quindi anche SATA, ARGB, alimentazione delle ventole, tutto dietro. Ovviamente questo richiede una certa compatibilità con i case. Se andate sul sito di MSI troverete listati prodotti che siano compatibili con questo tipo di ecosistema. Tuttavia, se cercate su internet in maniera ufficiosa troverete altri case, come per esempio il 6500 e il 2500X di Corsair, che a tutti gli effetti sarebbero compatibili. Ci sono poi altri prodotti come per esempio il Masterbox 600 PZ di Cooler Master e il Thermaltake The Tower 300. Il primo è al 100% compatibile, il secondo potrebbe avere qualche grado di incompatibilità. Insomma, c'è un bel supporto generale, ma facciamo un primo avvio e vediamo un po' ste ventole in azione. Oltretutto, bellissimo dettaglio, la parte di input-output del case è in questa zona, nascostissima, ci ho messo un attimo a trovarla, devo essere onesto, molto molto elegante. Facciamo un primo avvio. Beh, l'airflow c'è tutto. Ovviamente, ragazzi, io lo so che i più attenti di voi stanno pensando una cosa, ovvero che queste ventole tecnicamente sono montate nella maniera sbagliata, ma non è così. Infatti queste sono i nuovi modelli di MSI con la tecnologia reverse, ovvero
possono rimanere così, esattamente nella versione più estetica possibile per un'esposizione in un case del genere, ma immettono aria anche da quella posizione invece di buttarla fuori come sarebbe normalmente con delle ventole normali. La differenza è nelle pale, infatti potete vedere che sono disposte in maniera diversa e ruotano semplicemente portando aria all'interno del case e permettendo di avere una migliore estetica finale. Devo dire, molto carine. Connubio bianco-viola, devo dire, carino. Ma secondo me una delle cose più interessanti di Project Zero è la possibilità di scegliere sia Intel che AMD. Infatti hanno disponibilità di due micro ATX, come quella che stiamo utilizzando in questo momento, B760M e B650M, rispettivamente per Intel e AMD. Questo è un fattore interessante perché a tutti gli effetti Asus con BTF offre soltanto Intel. Alla fine dell'estate dovrebbe arrivare anche la versione ATX, a cui si accompagnerà anche appunto una versione più grande ATX di questo stesso case del Pano, ovvero il 100R. E questa secondo me, oltre all'ecosistema che ci hanno costruito intorno, è la parte più interessante di Project Zero, perché ci lascia libertà di scelta per quanto riguarda le componenti, specialmente appunto la possibilità di optare per un AMD che in questo momento è un po' più longeva, almeno in termini di piattaforma. Però io sono curioso di vedere un po' il retro. Ok, chiaramente, come mi aspettavo, qui dietro ci sono parecchi cavi, ma questo semplicemente perché stiamo anche gestendo un sistema abbastanza complesso. Sono 7 ventole totali più le parti del dissipatore e ovviamente tutte quante le componenti da alimentare e collegare sull'interfaccia dalla parte direttamente posteriore. Però devo dire che è tutto abbastanza ordinato. Qui abbiamo la nostra CPU che passa nella parte posteriore, qualche gomitolo di cavi in questa zona e qui un hub per controllare sia la parte di velocità delle ventole che gli RGB effettivi. Sono comunque ben congegnate le connettività per quanto riguarda i cavi. Abbiamo qui nella zona superiore la nostra CPU che sta venendo alimentata. Due ventole qui nella parte superiore, ma soprattutto un po' nascosto c'è il nostro cavo di connessione della Type-C, che anche questo è nella parte posteriore, ma non passa direttamente sulla scheda madre, ma viene allungato con un 90 gradi. Quindi sarebbe questo qui dietro, ma viene appunto angolato per lasciarlo un po' più morbido. Qui abbiamo l'hub con gli RGB e qua alimentazione di 4 ingressi di ventole per tutte quelle del PC, anche se una alimentata di sopra. Più un po' di prese extra che possono essere riutilizzate per quanto riguarda gli ARGB. E poco sotto si inizia a vedere la zona di interconnessione posteriore della scheda madre, quella un pochettino più impegnativa, tutte le zone più in basso e tutto quanto. Abbiamo anche le USB, audio e un po' di ARGB, di cose varie, insomma, sono tutte qua pronte all'uso. Insomma, si crea un bel gomitolone posteriore per non averlo davanti. Non male, non male. Con un sistema di daisy chain avanzato, oltretutto questo si ridurrà ulteriormente perché spariranno anche un po' di questi cavi. Ultima cosa che ho notato prima di passare ai test è che il Pano M100R, qui presente questo case, è disponibile anche in colorazione nera, così come molte altre componenti di MSI, ovviamente. Questo mi fa pensare che non ora, ma magari in un prossimo futuro, MSI sia intenzionata a fare una versione anche full black di Project Zero, che sarebbe molto molto interessante, perché a me fanno impazzire le build bianche. Questo effetto estetico secondo me è piuttosto riuscito, però ovviamente non piacciono a tutti, quindi sarebbe bello vedere più colorazioni disponibili sul mercato. Magari ogni tanto con questo tipo di progetti si potrebbe anche osare e mettere qualche colore non sempre tra il bianco e il nero, però vediamo un pochettino invece come performa questa build. Quindi ragazzi, ho testato il PC che comprende tutte queste componenti di Project Zero, anche se diciamo che quelle di focus sulla parte delle temperature non è che siano appartenenti a questo ecosistema specifico. Più che altro avevo la curiosità professionale di provare un po' la Gaming X Slim, questa linea di schede video di MSI che si focalizza appunto sul dare una soluzione un po' più compatta in termini di misure per magari ottenere delle varianti utili al mondo, banalmente degli ATX. Ora, non avevo dubbi che una 4070 Super abbinata ad un corpo di tre ventole avesse delle buone temperature, e infatti è così. Siamo sotto i 70 gradi abbondantemente, la scheda è piuttosto silenziosa, ha ancora parecchio margine di miglioramento se ci dovesse essere una situazione un po' più gravosa in termini di temperature, come banalmente appunto un sandwich o un ITX di qualsiasi natura. Però di per sé queste componenti si difendono bene, e anche il 360 mm, che ovviamente è una scelta abbastanza esagerata per un 13700F, ha tenuto a bada
il processore in maniera egregia. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, siamo sicuramente di fronte a un case interessante per più motivi e secondo me rappresentano anche quella direzione giusta che sta prendendo MSI nel mercato. Prima di tutto, le ventole reverse. Per non essere un brand che si focalizzi principalmente sulla dissipazione come main core, come prodotto principale, di per sé MSI sta andando molto molto bene. Hanno delle ventole daisy chain come quelle che abbiamo visto al CES 2024 in prossimo arrivo, hanno appunto una soluzione reverse da abbinare a questi nuovi case che valorizza tantissimo l'ecosistema estetico che si può ottenere con tutto quanto questo abbinamento, e in generale sono in grado di fornire un ecosistema piuttosto espanso e con diverse soluzioni in base alle varie necessità che si possano riscontrare per le proprie build. Quindi di per sé ottimo punto a favore di MSI. Diciamo che è anche piacevole vedere un ecosistema così largo gestito tutto quanto da un singolo programma, visto che ad eccezione delle RAM questa build è interamente di marchio MSI, quindi gestibile tutta quanta da MSI Center. Non è affatto male come cosa e di sicuro riduce un po' quei grattacapi che si potrebbero avere nell'avere 2, 3, 4, 5, 6 ecosistemi RGB all'interno di una stessa build, quando magari si va un po' al risparmio. Però di per sé sono delle cose che possono servire, come no, lascio a voi l'ultima parola. Oltre a questo, comunque, Project Zero secondo me sta prendendo la direzione giusta anche per il fatto di aver integrato la dualità tra AMD e Intel e dare la possibilità di avere sia micro ATX che ATX. Manca l'integrazione della scheda video all'interno di tutto questo ecosistema di Project Zero con il Back Connect, però non è detto che in un futuro non lo vedremo. Comunque in generale, secondo me, la direzione di ecosistema è molto completa e possono fare tanto. Di per sé rimangono da vedere in Italia ovviamente i prezzi con cui arriveranno questi prodotti, come si distaccheranno dal mercato attuale e tutte queste cose che abbiamo già detto un bel po' di volte, però è interessante vedere queste soluzioni. Ovviamente queste si affiancheranno poi al mercato tradizionale con tutti quanti i cavi nella parte davanti, non è che si andranno a sostituire a vicenda, ma semplicemente lavoreranno insieme per fornire il maggior numero di soluzioni possibili. Poi ci tengo a fare una piccola nota personale molto molto semplice. Hanno scelto secondo me un colore molto sensato, cioè l'argentato, non il bianco puro, per le schede madri, che rende più facile immetterle nelle build nere per il momento, almeno fino a che non faranno anche delle versioni delle schede madri con colorazione nera. E questo secondo me valorizza un po' più di più Project Zero rispetto alle altre proposte, perché permette di fare più facilmente questo tipo di build appunto con due colori e quindi aumentare le possibilità di personalizzazione, oltre al fatto che non avere un limite in termini di compatibilità diretta sulla scheda madre con la scheda video ti permette poi di scegliere il modello che preferisci, cioè se ci vuoi mettere una Gaming X3 o una Gaming X Slim, se la vuoi bianca, la vuoi nera, non ti cambia niente, puoi prendere qualsiasi brand tu voglia ovviamente, quindi di per sé non sei ancorato moralmente alla tecnologia, perché comunque anche le soluzioni di Asus BTF non ti costringono a prendere per forza le schede video BTF, però di per sé diciamo che se prendi la scheda madre che ha quel tipo di tecnologia ce la vuoi abbinare una scheda video che appunto la supporti e quindi di per sé magari fai quell'acquisto, mentre da questo lato siamo un po' più moralmente liberi di comprare la scheda video che preferiamo. Voi di Project Zero cosa ne pensate? Fatemelo sapere giù nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Voi state su More Than Tech, Salamusa!